Ciao raga! Allora, ci apprestiamo finalmente a sbustare la nuova espansione BT13 di Cardfight Vanguard. Non me ne dire proprio, raga. Tengo 700-800 box da sbustare, perciò se volete stare con noi 15-20 ore, iniziate a godervi almeno questi due box. Visto che non siamo qui a pettinare i ricci, come direbbe un mio lontano parente dell'Australia, vi farò vedere solo l'Australia. Io qui se lo faccio. Non si vede la Sì, strada, non esiste. io l'ho visto. Se non l'avessi visto, non è aperta la fogliettina. Comunque, detto questo, a tra di voi, detto questo, io vi parlerò solamente delle carte più importanti, diciamo più rare, sperando che ci esca un SP. Poi, dopo i due box, andremo nel futuro a vedere cosa ci è uscito. È un breve riepilogo, poi seguendo il nostro canale andrete a vedere tutti i nostri deck, i deck che sto facendo io, sto facendo fare ai vari player. Nel frattempo sto sbustando cacca. Oh, detto cacca, è arrivato un felino nella sua lettiera. No, lei dov'è? Va bene, lì. No, va bene, basta che vedi la fotocamera. Lì è Leopold, lì. Lui è Leopold Reverse. Allora vi ricordo che Reverse è un'abilità che funziona bloccando le proprie retroguardie. Lei blocca una propria retroguardia, scegli fino a due delle retroguardie grande natura e gli dà un 4000. Poi alla fine turno, lo sapete che fa questo simpatico Leopold Reverse? Ve lo ricordate? Quello di grande natura normale, tripla, fa il suo effetto ma senza counterblast, senza girare danno, cioè durante la fase finale se questa unità viene ritirata, questa panchina viene ritirata, vi ritorna, no, vi ritorna in una retroguardia libera. È fortissimo. E poi se avete Leopold cacciatore della scuola, quello che vi ho detto nel deck profile, quello che fu cacciato da scuola, nella deck profile scorsa, lo prende più 2000. E questa è la prima doppia. E questa è la prima doppia. Allora, per la mia esperienza, posso dire che da un box dovrebbero uscire 5 doppie, 3 triple e il resto 22 rare. Poi tra le triple potrebbe uscire non una tripla ma un SP. E questo di box Ah, regolari. quindi tra, non in più, No, è tra. tra. E qua è uscita un'altra doppia. Lei è forte, si attiva Daniel, si attiva dalla zona danni. Girate un danno che deve essere celestiale, la carta che girate in faccia in giù dalla zona danni. E lei può, mettete la prima carta del vostro deck nella zona danni e lei entra nella zona danni in una retroguardia. È figo il modo di giocare del più magerica. Oh, la tripla. Lei, se non mi ricordo male, dovrebbe essere la cross, sì, del distruttore d'etica, della break uscita nelle scorse espansioni. Perciò se c'è nell'anima, oltre a fare break, lui prende un più 2000 fisso. Che fa? Quando si controlla l'assalto, se c'è una, se esce un'unità 1 o maggiore,
potete riattivare una propria retroguardia. Perciò stappate le rare. Alla fine al massimo ne dirò qualcuno, tanto poi scoprirete, oh l'amico mio, scoprirete tutto tramite le nostre, le mie, le vostre deck profile. Bum bum. Allora, di questa carta non ve la dico, dove sono le bustine? C'è sopra. Questa carta non ve la dico perché oggi è oggi, No, domani alle 7. Sì, dello sabato alle 7, come quasi tutti i giorni, come tutti i giorni dovrebbe essere, trovate il nostro video e troverete il video su questo deck. Link Joker fatto con il drago del caos. Vabbè, comunque l'11.000 che blocca fa pure pescare, perciò diciamo a lui è il senso. È la carta che fa sì che il League Joker sia uno dei mazzi candidati a vincere tutto, tutti i tornei. Anche se il portatore stellare, come abbiamo visto in nazionale, non è stato da meno. E Ha poi, vinto. non me lo immaginavo. Credevo il League Joker. No, il governo non ci speravo, però vedo l'ingiusto. E poi farò una partita che uscirà domenica. Tengo già il programma, ragazzi, fino al 2021, avete già tutti i giorni segnati. Oh, domenica farò una battaglia Rubadava contro Link Joker. Quindi è uscito Night Ride, Night Mist. Ho fatto la fusione tra Night Mist e la Black Ride. Comunque la Black Ride del Gran Blu, fortissimo. Quando gli convocate un'unità sopra, quell'unità prende più 10.000. Prendete due retroguardie dalla zona scarti, li mettete in gioco, prendono più 5.000 e alla fine turno le fate risicare. E se voi avete più retroguardie dell'avversario, questa unità prende più 2.000 solo durante il vostro turno. È forte, tanto sappiamo che gioca dalla zona scarti il Gran Blu. Ci volevano questi potenziamenti per gli altri clan. Oh, a proposito di potenziamenti per gli altri clan, questo sarà il deck che mio, quello che giocherò io. Per forza. Lui è la Black Ride, però di grande natura. Quando si convoca sopra, l'unità prende più 10.000 e ha, quando una retroguardia grande natura, attacca un Vanguard, prende più 4.000 e alla fine del turno la fate ritirare e pescate una carta. Se voi fate attaccare più volte possibili la vostra retroguardia, prende un potenziamento di 4.000 ogni volta attacca e in più pescherete una carta per ogni potenziamento innescato. Perciò forte, veramente forte. E in più quando lei attacca da sola, cioè da sola, quando attaccherà prenderà più 2.000. Nel senso che la Black funziona con la creatura, con l'unità che verrà convocata sopra. Perciò voi convocherete prima lei, attaccherete normalmente a 13.000, il turno dopo ci convocherete Polaris, vi spoilerò il mio Vanguard, il mio grado 3, e attaccherete un bel 21.000 e farete un sacco di cose belle e brutte per l'avversario. Una rara brutta. Mancherebbe una tripla, mancherebbe una tripla. Ho trovato una tripla. Questa è la reverso del piuma genica Ramiel. Andiamo a vedere che fa il limit break come tutti gli altri. Che cosa fa questo Ramiel? Vabbè, ovviamente essendo la reverso abbiamo capito che bloccherà le nostre unità. Quante?
due unità, però daremo a tutte le unità davanti più 5.000 fino alla fine del turno. E in più, se si ha una carta lamiera reverso nella nostra zona danni, che facciamo? Scegliamo la carta della zona danni dell'avversario, la mettiamo nella zona scarti e poi lui sceglierà una retroguardia da mettere nella zona danni. E se abbiamo Ramiello, quella precedente, nell'anima prenderà più 2.000. Ah, e finalmente una carta del nuovo clan. Kabuki Kongo, il drago furtivo Shura. Che figo. Quando questa unità attacca un Vanguard, puoi pagare il costo di un giradanno. Se lo fai, confini tutte le retroguardie dell'avversario a faccia in su. Se il numero di carte nella zona di confinamento è superiore a 3, è 3 o superiore, lui prende più 10.000 e poi alla fine del turno l'avversario riprenderà in mano tutte le carte confinate da questo effetto. Gira un danno e può prendere un più 2.000 fino alla fine del turno. Kubi Kongo. Kabuki Kongo. Ma Kongo non è una città dell'Africa. Il Congo. Se sapete dove sta il Congo, scrivetelo nei commenti dopo aver lasciato un Che like. perso il box. Ok, e questo è il primo box. A quanto siamo? 7 ore e 40. Stiamo registrando da 25 minuti. Vabbè, bene. totali. Ragazzi, voglio andare a dormire. Andiamo a vedere questo secondo box, veloce, veloce. Qua io sento odore di SP. Tu sento odore di SP? Qua sento odore di tripla. Ci mancava la super tripla, un altro grado 3 bomba Qui sotto. per l'acqua forse. C'è troppa luce qui sotto. Troppa luce qui sotto. Sì, niente più sul tappetino, sì, esatto, sì, si vedono. Ok, allora, fortissimo. Alla fine di una battaglia in cui questa carta ha attaccato un Vanguard, stiamo parlando del Drago Tetra Assalto, se è la seconda battaglia di quel turno, lui guadagna un'abilità, cioè che se scartate due acqua forza alla mano e girate due danni, alla fine di una battaglia in cui una retroguardia ha attaccato un Vanguard, se è la quarta battaglia di quel turno, potete riattivare il vostro Vanguard, cioè dovete fare 5 battaglie e con Aqua Force sappiamo che non è difficile. Perciò rifacciamo un altro attacco con il nostro simpatico Vanguard. Faremo un'altra volta ovviamente il doppio assalto e sarà fastidioso. Mi dicono dalla regia che sarà fastidioso. Sulla Black Ride, sul Trascolo, fortissimo. Come Vanguard ci sta arrivando con i nomi a Yu-Gi-Oh! Eh? Con i nomi ci sta arrivando a Yu-Gi-Oh! Drago Tetrassalto, Drago Andaluz. La doppia del lottatore bestiale che adesso, dopo il Blau, dopo qual era l'altro? L'Asura, cita pure la divinità bestia che si sta migliorando. Lei è la doppia che girate un danno con divinità bestia nel nome quando l'unità di questa unità colpisce. Se è un Vanguard lottatore stellare, potete pagare il costo. Se lo fate, scegliete una delle vostre retroguardie e la stappate e la riattivate. Un'altra tripla. La stavo facendo vedere io perché È troppo è troppo fine, luminoso. sì. È Esagerato. uscita anche la reverse del lottatore stellare.
nel frammario. Che cosa fa lui? Anch'essa. Anch'essa. Io continuo a spostare, raga. Anch'essa, che cosa farà mai? Limit Break 4 da Vanguard, girate dei danni, scegliete due carte con divinità bestia nel nome e le scartate. Scegliete due delle vostre retroguardie, lottatore stellare, e le bloccate. Perciò girate dei danni, scartate due carte di divinità bestia e bloccate due retroguardie. Per fare che, Vince la partita, almeno. alla fine di una battaglia in cui questa unità ha attaccato un Vanguard, la riattivate e questa abilità non può essere utilizzata per il resto del turno. Però il fatto, devi capire, Francesco, da outsider di Vanguard, che quando attacchi col Vanguard tu già peschi le due carte, perciò le carte che andrai a scartare sono le Sì, sono carte che hai quelle in più e pescato. fai più zero. Perciò sicuramente tu attacchi due volte, l'avversario comunque quante sentinelle può fare, Però ti quante... blocchi due retroguardie. Ho capito, ma l'altra retroguardia a fianco attaccherà minimo 30 volte. Se va Ah, mette ma la sempre con il doppia carica, fatto di... sì. E Ok, comunque attaccare due volte col Vanguard è fastidioso, perché anche se ok. Va due previene, volte, fa ma quattro volte l'assalto. gli effetti del critico Sì, tutti critici. rimangono, i 5.000 rimangono. No, è una bomba. Ovviamente ci sta che devi fare tutte quelle cose, se no sarebbe troppo. E nel frattempo è uscita la bellissima Sentinella sentinella Lumbatama. Lumbadama. Mancano giusto 986 bustine, ragazzi. Mi raccomando, se arriviamo a 3.000 mi piace, me ne farò bustare a voi tutte quante, uno scatolone pieno, però è leggero scatolone. Più o meno. Allora. E niente, stiamo coprendo con le carte brutte un'altra Daniela. Dai, Ci sono dai, delle carte che non presenziati. sono classi, sono queste carte, sono dei flash. Quella gialla, quella è Queste qua, giallissima. no? Sono Questa è impressionanti. giallissima. Ma no, le più brutte erano quelle triangolo delle Bermuda. Sì, quando fu in Bermuda. Dai. A me mi ha detto manca. Anche che esce l'SP, devo buttare di finale. Niente. Comunque nel frattempo è uscito un altro mio gattone e con questi siamo già a quota 2, altri 2 e monte il deck. Che poi è uscito il critico della grandinatura, la rara no, non mi piace, il Leopoldo l'ho perso. Oh, un altro Chaosbreaker. E niente, è mancato. Mi hanno. Mi sono illuso. Vabbè, andiamo a vedere che cosa c'è uscito nel frammario. Perciò, due Chaosbreaker nel frattempo. Cos'è questo simbolo? Ah, un altro caos. Quale? Cos'è questo simbolo? Quello della No, no, faccia. questo qua. Quello con la faccia in su. È reattiva. Lo Ah, metti. quando questa unità si riattiva, quindi. Sì. Se non vanno da solo, non è il caos. Allora in live vi farò vedere 1, 2, 3, 4, 5, quindi sono uscite due sono la sesta. Chi è la sesta? Mi scrivo la sesta, voglio. Il tetra e sono 6. E invece di doppie sono uscite 10, perciò sono 6 triple, come abbiamo detto all'inizio, e 10 doppie. E questa è la media. La media. Poi possono uscire di meno, mannaggia miseria, e possono uscire di più, mai, una gioia. Detto questo, ci vediamo tra un paio di ore. Grazie, raga. Vedrete un piccolo taglio A adesso nel dopo. video. Ciao. Ah, ok, ragazzi, tutto a posto? Siete andati a comprare sigarette nel frattempo? Sigarette, non fa spesa, mangiare. Dormito? Ok, allora vi faccio vedere cosa mi è uscito nel totale. Allora, bella SP, all'inizio no, ma poi una bella Lamiel, reverso, due, ben due
Oh, è troppo lungo, però. Distruttore d'etica estremo, la più forte divinità bestia, è solo lei. Due, queste sono tutte SP, ragazzi. Il grandissimo drago del caos, Link Joker, due da Yusha Reverso, una Reverso sempre lottatore stellare, e le due Black Ride del polizia dimensionale. E queste sono le SP. Poi, qualche Chaos Breaker, andati a scurare. Qualche polizia dimensionale che adesso vi andrò a leggere nel frattempo. Allora, da Yusha Reverso, girate un danno, sempre il limit break. Scegliete due delle vostre retroguardie con un bot dimensionale, bloccatele. Quindi, scegliete uno dei vanguard del vostro avversario, quanti ne avrà, e con l'unità prenderà meno 10.000 fino alla fine del turno. Questa abilità non può essere utilizzata per essere quel turno. Ok, facciamo diventare il vanguard dell'avversario un puffetto. Gli diamo meno 10.000 in fase difensiva. Diventa 1.000 anche con le carte Magic, non posso attaccare un altro. Ma Yugi sicuro. Forte. Sì, vabbè. Pokémon più o meno. Più 2.000 se ci sta da Yusha nell'anima. E poi leggiamo questo Zero Salvatore originale. Minzica, un nome più bello non c'era. Ma Salvatore il pescivendolo o Salvatore Salvatore per quello parrucchiere, quello un po'. Però non non lo si dire. dice, non si L'ha dice. detto Quando per. un polizia dimensionale viene convocato su Zero, diventa uno. No, e fino alla fine prende più 10.000. Il vanguard dell'avversario prende meno 5.000 fino alla fine del turno e più quando viene supportato prende più 2.000. Poi vi facciamo vedere. Iacqua, forza. Vai, vai. Qualche tetra Tetrapack assalto. sta per Poi il contenitori di Nubidama, scudo la bellissima Black Ride del Nubidama, fortissima, fortissima. Questo fortitudo. pazzo Non si è vista una volta. lo vedete con il Link Joker. Contro il Link Joker e poi vi farò vedere chi vincerà. Chi vincerà? Che figura farò, Allora, quando Nubidama verrà convocata su cotesta creatura chiamata Kuchiki Rikongo, drago furtivo Shura, prenderà più 10.000. Però devi dire Kuchiki Rikongo durante la partita, altrimenti non prende più 10.000. Quindi qual è il costo? Sì. Nella parentesi graffa il tuo avversario, a proposito di graffa, ma hai voglia di caffè e graffa, facciamo colazione, sono passate 9 ore a sbustare. Cos'è stessa droga? È pastorizia. Fate scattare una carta da mano, un'altra la fate confinare e alla fine turno gli ritorna in mano quella confinata, cioè gli fate perdere durante la difesa due carte da mano. E più, se voi avete più carte in mano dell'avversario, no, non è vero, se il vostro avversario ha carte in mano 3 o inferiore, prenderà lei, Kuchiki Rikongo, più 2.000. Poi andiamo con l'ultima spasa, lottatore stellare, e lottatore stellare. E queste ve le ho già dette. Poi ci sono le sentinelle, si vedono? Lottatore stellare, divinità bestia, poi polizia dimensionale, robot dimensionale, come si chiama? Ma perché mi esce? Dai shield è facile. Mi sono visto pure la serie TV. Oh, e poi la bestia furtiva dell'Ubitama, perciò escono queste tre tipologie di PG dall'espansione. Poi Daniel l'abbiamo visto, lui l'abbiamo visto, lo vedremo anche con l'altro video del deck. Ecco, beh, altre doppie ci sta.
la reverso che poi pure la cross ride del Cocytus, una carta inutile dell'Aquaforce, il gattone, il gattino, e infine la iena, il drago furtivo Shura, vero, la iena. E basta, queste sono. Può bastare, che dici? Questo è avvenuto in quasi 6 ore. Allora, Quasi, però vabbè. queste carte sono in vendita anche sulla mia pagina del negozio, la fumetteria Trani. Forse lo devo dire prima, però se avete sopportato tutto questo video, andate a vedere, potete comprare, noi giochiamo, facciamo i tornei, gli eventi speciali, gli effetti speciali, tipo questo. Vedete che effetti ci saranno. E niente, belle SP, belle carte, alla prossima, lasciate il like, il dislike, Il compuso. il commento. I commenti, le richieste e tutto il resto, raga, il vostro nonno della rete vi augura un buon proseguimento di vita e risvegliate il vostro Vanguard che io vado a dormire. Ciao!